Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, il terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani, radionavigazione satellitare, allarmi satellitari già in uso sulle autovetture, impongono una domanda d'obbligo. Un'alternativa alla tecnologia 5G potrebbe essere il cellulare satellitare? E come mai per il digitale terrestre si passa già al T2 e non si parla più invece di satellite? Di questo e anche di didattica a distanza parleremo oggi con Corrado Campisi, laureato in fisica all'Università di Alessandria, al Politecnico di Torino ha seguito il settore invece aerospaziale, è docente nelle scuole superiori e si è distinto di recente per aver portato in conferenza direttamente a scuola fra i suoi ragazzi l'astronauta italiano Paolo Nespoli. Bene, al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove potete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Allora, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Alessandria, dove abbiamo in linea Corrado Campisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione. Salve, salve. Bene, allora, Corrado Campisi, laureato in fisica all'Università di Alessandria, al Politecnico di Torino ha seguito il settore aerospaziale, docente nelle scuole superiori, dipendente a tutti gli effetti del Ministero dell'Istruzione, si è distinto di recente per aver portato in conferenza direttamente a scuola fra i suoi ragazzi l'astronauta italiano Paolo Nespoli. Te però non sei radioamatore, ma segui il radioantismo in generale. Non sono proprio radioamatore, sono un appassionato radioamatore, faccio partecipare i miei ragazzi a progetti ARIS per quanto riguarda il contatto radio con la stazione spaziale, farli parlare con un astronauta. Ah, quindi progetti didattici con, sì, con i ragazzi, perché insegni dedicati al radioattismo, ho capito. Sì. Diciamo che ti volevo un attimo strappare una dichiarazione su una questione un po' che sta passando all'ombra, no? Perché si parla pochissimo di satelliti ultimamente. È vero che è rimasta una rivista specializzata che è l'Eurosat, diciamo prima era legata comunque in qualche modo a Mille Canali, l'ex editore era la Jacopo Cassefranchi editore, che poi viene assorbita dalla Confindustria eccetera eccetera, però da quando c'è stato lo switch off l'analogico e la televisione è passata al digitale terrestre, adesso ci sarà anche il passaggio al T2 e si parla pochissimo di satellite. Secondo te come mai non ci sono sviluppi? Cioè, il satellite comunque ti garantisce una larghezza di banda superiore dell'alta definizione, esatto, una, no? Copertura ampia, sì, ma perché forse c'è poca informazione, c'è poco interesse. Adesso con la rete di SpaceX, faccio Starlink, ci dovrebbe essere una copertura totale di gran parte per quanto riguarda i paesi come gli Stati Uniti e per l'Europa, e dunque credo che ci sia più che altro anche da parte del pubblico
subito poca conoscenza, poco. E quindi diciamo che poi stiamo parlando di i famosi DBS, no? Direct Broadcasting Satellite, che servono soprattutto alla televisione, ci sono, c'è anche l'interattività via satellite. E non trascurando il fatto che poi ci sono stati degli sviluppi eclatanti negli ultimi 10-15 anni, soprattutto per la radionavigazione assistita, no? E là parliamo di satelliti a orbita bassa. Esatto. E ormai praticamente diciamo che con l'invenzione e la realizzazione di mini satelliti come CubeSat, che stanno riempiendo l'orbita bassa terrestre, e ci sarà sicuramente una copertura ampia e sarà messa a disposizione sia per scopi commerciali che educational. Riesco a coprire educational ormai. La parola non si era sentita bene dal telefono, quindi diciamo per scopi educativi verrà utilizzato anche i satelliti a orbita bassa. Ecco, scusami, esatto, permettimi l'ignoranza, Corrado, come mai la radionavigazione assistita esiste già da 10-15 anni? Abbiamo anche gli antifurti satellitari, sono sotto gli occhi di tutti, no? Gli antifurti satellitari sulle macchine, sulle automobili. Come mai non si parla invece di telefonia via satellite? E si parla invece di 5G? Su questo non vorrei praticamente una risposta, perché ovviamente ci sono vari motivi sempre per scopi commerciali. 5G dovrebbe essere una innovazione e dovrebbe, come dire, spingere verso questo settore, nel senso che dovrebbe dare più opportunità per quanto riguarda l'impiego ad ampio spettro, però ovviamente bisogna vedere cosa diciamo che per il 5G mi sembra di aver capito che è necessaria una rete di ripetitori più estesa rispetto a quella tradizionale, questo mi sembra chiaro, perché c'è bisogno di più. Ma adesso la tecnologia ci viene incontro, abbiamo reti come a lungo raggio, come tecnologia LoRa, che praticamente adesso è una nuova tecnologia che sta soppiantando va in parallelo più che altro alla rete tradizionale, e dunque la tecnologia va così avanti che però già il telefono satellitare già esiste, chiaramente, no? È costosissimo, minimo costo tra i 1200-1900 euro, però come mai non gli sviluppi della ricerca non vanno verso già esiste la radionavigazione assistita, esiste l'antifurto satellitare sull'auto, perché non c'è la telefonia? Quale può essere il motivo? Una questione di onde erziane che non riescono a entrare all'interno dei nostri edifici, c'è la gabbia di Faraday, te che sei un fisico, no? Sì, ma non credo che sia proprio questo, perché praticamente diciamo che non credo che sia più che altro, è un problema che può essere superato, e credo che sia più una questione di interesse commerciale. La tecnologia ovviamente a disposizione per risolvere problematiche casalinghe ce l'abbiamo. Posso fare una domanda cattiva? Scusa, perdonami, tanto è un po' come il coronavirus, che si dice che non si troverà mai il vaccino fino a quando le case farmaceutiche non si metteranno d'accordo per la fetta di torta da dividersi? Insomma, diciamo che è un paragone. Ho messo il dito nella piaga. Però sì, diciamo che siamo su questa stessa situazione. Io comunque sto contando, sperimentando un nuovo tipo di rete a lungo raggio, rete LoRa, che praticamente dà grandissimi risultati. E per quanto riguarda invece a livello radioamatoriale, siamo un po' indietro. Bene, Corrado Campisi in collegamento telefonico da Alessandria, una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ebbene, siamo
siamo al telefono con Corrado Campisi, docente nelle scuole superiori di elettronica applicata. Abbiamo detto è passato alla ribalta delle cronache per aver portato a scuola fra i suoi studenti l'astronauta italiano Paolo Nespoli. Chiaramente anche il professor Campisi in questi giorni di emergenza virus è impegnato con l'e-learning. Puoi parlarmi delle tue esperienze didattiche con i ragazzi? Ma sì, diciamo che noi siamo condizionati per quanto riguarda dalla stazione spaziale, dai tempi di disponibilità dell'astronauta, per quanto riguarda la connessione e il contatto radio con la stazione a terra. I ragazzi si sono ovviamente interessati e si sono avvicinati al mondo radiomatoriale appunto con l'intento di poter parlare e sentire alla radio la voce dell'astronauta, perché questa è una concezione nuova, loro non era mai arrivato per poter parlare con una persona che sta nell'orbita bassa terrestre via radio, e parlare proprio via radio. Anche se chiaramente riconducendoci al discorso di prima, è chiaro che già la nostra telefonia mobile spesso si allaccia ai satelliti, no? Sì, esatto, però ovviamente quello la nostra voce già viaggia nello spazio, no, voglio dire. Sì, questo sì, ma il sentire, ovviamente abbiamo tutta l'opportunità della tecnologia che ci mette in collegamento in altri modi con l'astronauta, ma la concezione di poter parlare ancora via radio è una concezione che per i ragazzi è stata impressionante, come di portarli a un tempo passato in cui la radio era uno strumento indispensabile. Crea più emozioni, ragazzi, parlare così, esatto, cioè più emozioni. Molti ragazzi sono chiesti perché è proprio la radio quando possiamo parlare con l'astronauta via Skype. Scusa, perdonami, partendo da questa iniziativa, poi sappiamo che fra i studenti hai anche organizzato una conferenza con la presenza a scuola dell'astronauta italiano Paolo Nespoli. E didatticamente su quali argomenti poi sei finito? Beh, ovviamente temi più di telecomunicazioni, temi che affrontano il settore elettronico, come è fatta una radio, come avviene la trasmissione, e sul fatto che anche a bordo della stazione spaziale c'è una stazione radiomatoriale, e come avviene la comunicazione, perché abbiamo un tempo massimo soltanto di 10 minuti, perché è tutte queste relazioni per far capire che è il tempo prezioso, qui si parla entro quell'intervallo, bisogna sfruttarlo. Ecco, se non erro c'è un evento in calendario proprio in questi giorni, no, Corrado? Dovrebbe essere venerdì, sì. Sì, sì. Cosa si tratta? Ce lo spiega ai nostri ascoltatori? Venerdì il pomeriggio ci dovrebbe essere una comunicazione via telebrice dove diverse scuole si collegheranno, e un collegamento via rete telebrice, praticamente non attraverso la comunicazione via antenna, ma siccome praticamente non possono montare l'antenna a scuola, non possono andare fisicamente persona, allora con gli studenti sarà praticamente tramite una stazione radiomateriale che passerà via, poi alla fine via telefono, la chiamata. Va benissimo, Corrado Campisi in collegamento telefonico da Alessandria, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, speriamo di riaverti quanto prima nostro ospite. Grazie a voi. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
è stato presentato il prototipo del braccialetto intelligente HiFiU, sviluppato dai ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e in grado di monitorare la distanza da un altro braccialetto segnalando con vibrazione se si riduce troppo la distanza sociale. Lo smartband è una delle idee tecnologiche su cui IT ha lavorato con l'obiettivo di mettersi a disposizione della comunità, del paese e delle istituzioni in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ha spiegato il direttore scientifico dell'IIT Giorgio Metta. La recessione innescata dalla pandemia spingerà le aziende a ridurre la spesa in prodotti e servizi informatici, che nel 2020 registrerà a livello mondiale una flessione dell'8% su base annua, a quota 3.400 miliardi di dollari. Lo prevedono gli analisti di Gartner, secondo cui il calo interesserà tutti i segmenti del mercato. I direttori informatici delle aziende sono entrati in una fase d'emergenza che porta a ottimizzare i costi privilegiando le operazioni che mantengono il business in attività. La ripresa non seguirà i modelli precedenti, poiché le forze dietro questa recessione creeranno shock sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda, anche quando le restrizioni di sanità pubblica, sociali e commerciali inizieranno a diminuire. A subire maggiormente l'impatto della crisi sarà il comparto dei dispositivi, con un meno 15,5% a quota 590 miliardi di dollari. Mentre in questi giorni la CNN mostra fiera le immagini della riapertura in sicurezza della Disneyland World Resort di Shanghai, il presidente degli USA Donald Trump ha prorogato di un anno l'ordine esecutivo del maggio 2019 che impedisce alle aziende americane di usare apparecchiature di telecomunicazioni prodotte da Huawei, ZTE e altre aziende cinesi per evitare il rischio di cyberspionaggio. Uno bello schiaffo ai rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina. La decisione di prorogare il divieto, si legge nel documento pubblicato sul sito della Casa Bianca, deriva dal fatto che l'uso di prodotti informatici cinesi continua a rappresentare una minaccia straordinaria alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti. Il decreto di Trump risale al 15 maggio 2019 ed è stato seguito, il giorno successivo, da un provvedimento del governo che ha inserito Huawei nella lista nera del commercio USA, impedendo al colosso cinese di comprare prodotti e servizi di aziende americane, inclusi i software di Google per gli smartphone. Per il 19 maggio Apple ha manifestato l'intenzione di riaprire 10 dei 17 Apple Store in Italia. A restare chiusi saranno quelli in Lombardia e in Piemonte. In settimana si rialzeranno le saracinesche anche in altri 25 negozi statunitensi e 12 canadesi, portando a un centinaio le riaperture complessive. La compagnia di Cupertino aveva annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi nel mondo, esclusi quelli in Cina, il 13 marzo scorso, a causa dell'emergenza sanitaria. La riapertura sarà ovviamente in osservanza e in sicurezza dei decreti governativi. I nostri negozi appena riaperti avranno importanti procedure di sicurezza, afferma Apple, tra cui controlli della temperatura, distanziamento sociale e mascherine per il viso per garantire che i clienti e i dipendenti continuino a rimanere in salute. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. E da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.